Una buona giornata dallo stadio delle Alpi, le squadre sono già in campo, ci avviciniamo a Natale, alle festività natalizie, la Juventus vuole avvicinarsi nel più breve tempo possibile a diventare campione d'inverno, ne ha le possibilità, oggi deve superare il Verona che arriva, a dire il vero, a Torino non nelle migliori condizioni. L'arbitro del match tra Juventus e Verona sarà il signor Bonfrisco della sezione di Monza, lo vedete al centro del campo, così come i due bianconeri che si appresteranno a battere il calcio d'inizio. Toccherà alla Juventus dare inizio a questo match, in panchina Marcello Lippi, ma passerei subito a darvi le formazioni. Juventus che si affida a Peruzzi tra i pali, poi Torricelli, Ferrara, Porrini e Tacchinardi. Di Livio, Deschamps, Lombardo con Zidane alle spalle dei due attaccanti Padovano e Del Piero. Risponde il Verona in un'inedita casacca molto differente dai suoi colori sociali principali. Intanto la partita è cominciata. Affronta questo match con Guardalben tra i pali, Siviglia, Bacci, Fattori e Vanoli, Ficcadenti, Baroni, Giunta, Ametrano, Magnero e Zanini. Ma è subito la Juventus a portar palla in avanti. Terreno in buone condizioni, rizzollato in settimana in alcuni punti strategici del campo. Giornata non fredda, non freddissima, visto l'incombente inverno che ormai è alle porte. Juventus che fa pressing alto sul portatore di palla, lo vedete in mezzo al campo, passaggio all'indietro, Fattori. Allunga poi la traiettoria per la testa di un giocatore, non arriva poi all'attaccante del Verona. Ancora palla tra i piedi di Ametrano, che si sposta lì sulla destra. Ametrano ha lasciato molti ricordi qui a Torino, molti amici. Ancora Porrini, cerca di girarsi, vedete molto arretrato Alex Del Piero, cerca di allargare sulla destra per Lombardo, arriva prima però il quarto uomo di difesa proprio lì sulla sinistra, costretto poi al retropassaggio per il centrale difensivo Fattori. Cade a terra Del Piero, l'arbitro dice che si può proseguire, fase un po' di studio. A centrocampo recupera aggredendo Ametrano, cade a terra, l'arbitro intanto richiama il capitano del Verona. Verona che si propone subito in avanti, mette a terra Tacchinardi, lo vedete ancora una volta schierato al centro della difesa, va a dare una mano proprio in quella zona di campo, quindi un passo leggermente indietro rispetto al consueto. Palla messa in mezzo, deve uscire in elevazione Angelo Peruzzi, che raccoglie, ma forse l'arbitro ha visto anche una carica sul portiere bianconero. Carica segnalata sì, perché si riprende proprio dai piedi di Angelo Peruzzi con un calcio di punizione dentro l'area di rigore. Padovano. Abbiamo detto dell'assenza di Boxic all'ultimo momento. La pretattica ha portato a non, da parte di Marcello Lippi, a non dare la notizia già ieri. Ma il croato nella notte ha visto peggiorare le sue condizioni fisiche per un stato influenzale importante, quindi assenza dell'ultimo momento proprio per l'attaccante Boxic. Trova la profondità invece adesso Porrini, arriva quasi sul fondo col sinistro, mette in mezzo anticipato di testa Alex Del Piero, trova un varco poi il Verona, può proseguire. Di fronte, avete visto, tentare lo sfondamento da parte di Giunta. Ancora Zidane, cerca con un assist d'esterno l'appoggio per Alex Del Piero, che si era smarcato intanto nell'area di rigore avversaria. Anticipato. Sbaglia adesso però
Torricelli, costretto poi a recuperare. Ancora palla al Verona. Siamo sull'out di destra. Cade a terra il giocatore veneto. Batte poi subito. Palla dentro. Stacca di testa. Mette una mano Peruzzi. Ma poi si avvede della traiettoria leggermente alta. Diciamo solo leggermente. Perché veramente da parte di Maniero. Maniero che vedete va a agire praticamente da unica punta, anche se poi trova il raddoppio quello del compagno in basso qui sullo schermo. 0-0 risultato al quinto minuto, un buon Verona. Avevamo detto che non arriva in un buonissimo momento di forma e di risultati il Verona. Tanto ci stanno riproponendo questo tocco falloso di Del Piero. Battuto il calcio di punizione, cerca il settore di destra, poi il cross, l'anticipo di piatto di Tacchinardi, il colpo di petto di Didier all'indietro, perde palla la Juventus. Fattori, palla lunga a saltare i reparti, arriva nella zona dove si fa trovare pronto e preparato Torricelli, rientrato a destra, vedete Zidane sulla linea dei centrocampisti. L'arbitro fischia un fallo su Lombardo. Calcio di punizione già battuto. Deschamps lascia poi al piede di Zizou. Braccio di ferro Lombardo. Trova, cerca la profondità, cerca poi di saltare un avversario, viene bloccato corpo a corpo, un contatto che Bonfrisco reputa regolare. In scivolata Ferrara anticipa proprio Maniero, costretto ad arretrare nella propria metà campo. Fa pressing l'attaccante del Verona, ma la Juve se ne va con due tocchi, però il pallone torna di nuovo nella zona di Padovano. 30 metri dietro la porta di Guardalben. Riparte allora sulla sinistra il Verona. La profondità che non si chiude. Riparte invece Didier. Pallone largo per Zizou. Un tocco a terra. Pallone, il colpo di tacco per invitare Di Livio. Il cross davanti all'area piccola. Anticipato Padovano. Anticipo che però favorisce l'intervento del portiere veneto. Guardalben quindi raccoglie con agilità questo retropassaggio volontario di testa, però da parte di un compagno di reparto. Ancora Guardalben nella propria area di rigore, questa volta non può prendere il pallone con le mani. Allarga poi sulla sinistra. Palla troppo lunga per nessuno, dalla difesa all'altra difesa. Vedete, Ferrara, Tacchinardi. Porta palla Tacchinardi. Una sorta di regista arretrato Tacchinardi. Del Piero, mezzo due avversari, resiste alla carica. Ancora Porrini per Ferrara, che poi allarga sulla destra per Torricelli. Avanza, palla al piede, Torricelli. Gli restituisce palla, anzi no, trova poi l'invito proprio Torricelli a chiusura di una triangolazione. Tenta la botta, c'è un colpo di mano certamente involontario, ma ha bloccato sul nascere questa azione di cross da parte di un bianconero. Eravamo al limite, non eravamo in area di rigore. Cade a terra anche Padovano, forse accentuato un po' la caduta. L'arbitro a breve distanza dice si può proseguire per la regola del vantaggio. Padovano, la profondità sulla destra adesso per Lombardo, cerca lo sfondamento. Un po' lenta la Juventus, forse in questo avvio. Il cross arriva, il colpo di testa di Padovano. Forse c'è stato anche un ultimo tocco da parte di un difensore. Così non è. Del Piero parlotta proprio con Padovano, che è stato bravo a girare verso la porta. Vediamo, a me è sembrato che Padovano abbia battuto a rete con precisione di testa. In ritardo l'avversario davanti a lui, sul quale
A mio avviso, il pallone è rimpallato sulla schiena. Si prosegue comunque a Metrano sulla destra. Trova il piede di Di Livio, posizionato lì sulla sinistra. Un 4-3-1-2 quello della Juventus di Mister Lippi, con Di Livio spostato a sinistra, Zidane a ridosso delle due punte, Padovano e Del Piero. Si fa trovare adesso dietro la linea del pallone Lombardo. L'appoggio in mezzo al campo, lo vedete. In cabina di regia, a muoversi spesso anche senza palla, alla ricerca della posizione giusta, è invitante anche per i compagni. Zizou, Zidane. Quello inquadrato invece è Padovano, molto movimento anche per lui. Oggi in campo, ripetiamolo, al posto di un influenzato Boxic. Ancora Zidane, duetta con Padovano che se ne va. Fattori gli mette la gamba lì dove non dovrebbe, sulla coscia, col giocatore già oltre e con esso anche il pallone. Vedete, poi c'è anche il raddoppio da parte di un altro giallo-blu in casacca rossa oggi, il Verona. Cade a terra Padovano, resta però sempre nelle vicinanze del pallone proprio l'attaccante, assieme a lui anche Alex Del Piero e Zidane. Vedremo quali saranno le intenzioni. Arretra la barriera il Verona, in piedi Marcello Lippi, davanti alla barriera Angelo Di Livio. Strana battuta del calcio di punizione, uno schema che forse dovrà essere ancora migliorato. Un po' lenta la Juventus, passaggio corto sulla linea della barriera, il retropassaggio, la battuta a rete di Alex Del Piero. 11 minuti di questo primo tempo, Juventus 0, Verona 0. Forse l'assenza di Boxic ha cambiato un po' le carte in tavola, anche solo sotto il profilo dell'atteggiamento tattico. Juventus che sta ancora leggermente patendo un po' nel trovare l'atteggiamento giusto da adottare contro una squadra che è venuta sì per difendersi, ma per cercare la battuta a sorpresa, sfruttando, come vedete, l'aggressività e la velocità di manovra. Didier allarga adesso sulla sinistra, dove ci arriva Di Livio, l'ultimo tocco è del difensore in chiusura. Sarà calcio d'angolo per la Juventus. Cerca di richiamare il pallone a sé il più in fretta possibile. Soldatino Di Livio col destro, palla bassa, colpo di tacco di Padovano, la palla resta lì di Tacchinardi che si è sganciato dalla linea dei difensori. Ancora una battuta a rete da distanza interessante. Calcio d'angolo ancora per la Juventus. Stessa posizione, questa volta cambia la traiettoria, non più bassa, alta, respinta di testa da Bacci. Torricelli dentro per Del Piero, anticipato con la punta del piede da un avversario. Spalla alla porta per Padovano. Si gira di fronte a Di Livio, ancora Bacci, palla dentro, cerca di saltare Padovano, forse anche ingannato un po' da un riflesso del sole, vedete, proprio in quello spicchio di campo il giocatore potrebbe essere stato disturbato. Al centro dell'area di rigore abbiamo visto anche Siviglia cercare con lo sguardo proprio l'ombra di Padovano. Gira rete Ciro Ferrara, poi arriva anche una battuta, pericolo, pericolo per il Verona, occasione importante, vedete, arriva non Ferrara ma Porrini, respinge sulla linea un giocatore del Verona, poi la battuta e le immagini si chiudono in quell'istante. Palla che poi finisce in calcio d'angolo, dall'altra parte Padovano si incurva, ci arriva però in mezzo a due avversari, a Metrano, cade a terra.
Vicinissima l'azione di gioco, anche il direttore di gara Bonfrisco dice che c'è stato fallo da parte di uno dei due bianconeri. Uno di questi era proprio Angelo Di Livio. Calcio di punizione per il Verona. Fattori si incarica lui di dare profondità alla squadra con queste battute dalla linea dei difensori. Bacci, aggressivo Alex Del Piero sul difensore veronese. Rimessa laterale ancora per il Verona, battuto in questo istante. Si fa vedere un po' più avanti Tacchinardi col destro. Deschamps intendeva servire Zidane al limite dell'area di rigore. Fa pressing adesso alto la Juve con Di Livio, che poi si blocca. Si sgancia allora Padovano, lascia libero però un varco qui sulla sinistra per questo rilancio impreciso, che però raggiunge ugualmente l'attaccante Maniero, che poi allarga sulla sinistra la profondità, entra dentro l'area di rigore, la botta, anzi no, il cross sul secondo palo. Era pronto ad intervenire a Metrano dalla destra, l'anticipo di Porrini in calcio d'angolo. Calcio d'angolo quindi per il Verona, ancora una volta. Ma un pericolo dettato proprio da questa penetrazione sulla sinistra di Vanoli. Un po' sbilanciata la difesa bianconera. Seguiamo però questo corner. Palla dentro, saltano in due, la palla resta lì, ancora Vanoli cerca di girare a rete. Un veronese, una mischia. Alla meglio il Verona. Fortuna che ci arriva e rimane lì a chiusura anche Lombardo. Adesso il fallo però è del veronese Vanoli. Se ho visto bene il fallo, la trattenuta su Ciro Ferrara. Quindi al sedicesimo, il primo uomo a finire sul taccuino dell'arbitro Bonfrisco è Vanoli, numero 3 della formazione veneta, per trattenuta, gioco scorretto nei confronti di un avversario. Ripreso il gioco, Tacchinardi appoggia per Ferrara, la verticalizzazione sulla destra per Alex Del Piero, che cerca di mantenere il pallone in campo, ci riesce. L'ultimo tocco, la deviazione a me sembrata di un proprio del capitano del Verona. Se ci facessero rivedere, o forse se facessero rivedere questa azione al guardaline, si intuirebbe che il tocco è stato proprio del difensore Vanoli in chiusura su Alex Del Piero. Due avversari chiudono a sandwich. Deschamps hanno però la meglio. La Juve però riesce a recuperare il pallone sulla sinistra. Deschamps allunga per il bianco-nero Padovano. Ferrara in mezzo al campo, due avversari hanno la peggio sulle giocate vincenti di Zizou. Ancora palla al piede per il francese, arriva quasi al limite, allarga sulla destra per Lombardo, il cross. Avete visto come ha girato, spaventato dall'arrivo alle spalle di Di Livio. A Metrano mette cagnescamente in corner Angelo Di Livio. Palla a girare, arriva Porrini, alza sulla traversa. Altra occasione per la Juve. La Juve comincia a carburare al meglio. Vedete, salta più in alto di tutti proprio Porrini. Lo stacco è impetuoso, non preciso invece la battuta. Avrebbe dovuto chiudere verso il basso, così non ha fatto. Palla molto alta sulla traversa al 18esimo, con risultato sempre fermo sullo 0-0. Alla vigilia si dava per scontata una partita tutta in discesa per la Juventus. Come avete visto, questo avvio ha certamente smentito sul nascere alcune considerazioni ottimistiche. Nonostante la differenza di
Valore in campo. Un po' sbilanciata anche questa volta la Juventus, si trattengono entrambi, poi scivola Magnero. Bene, è buono il recupero di Lombardo, che va a servire poi adesso Deschamps sulla tre quarti, allarga per Di Livio, entra dentro l'area di rigore, palla rasoterra, tutto il Verona praticamente nella propria area di rigore, palla che ritorna tra i piedi di Di Livio, che cerca di mettere in mezzo col sinistro, ancora una volta a Metrano, e Di Livio si lamenta, dice ho toccato il pallone prima eventualmente di aver toccato proprio a Metrano. Avete visto, anche la prima tentativo di spallata è stato del veronese numero 30. Si restituiscono ringraziamenti e scuse i due giocatori, Di Livio e Metrano. Si riprenderà con un calcio di punizione battuto adesso oltre la metà campo. Didier Deschamps cerca il tacco, Alex Del Piero disturbato, Bonfrisco vede tutto, ferma il gioco, calcio di punizione, Deschamps per Zizou, in mezzo a due avversari, lascia la sfera a Di Livio, poi ha cercato la profondità, perde palla Alex Del Piero, vai Juve, bisogna essere un po' più aggressivi oggi, ancora Del Piero in scivolata, tiene palla lì ma la perde, ancora una volta fallo, adesso Del Piero manda qualcosa a dire di lecito all'arbitro, forse posso condividere il pensiero di Del Piero, essere anche tutelato maggiormente dall'arbitro in certe circostanze non cattive. Certo, un Del Piero sempre super controllato dagli avversari. Questa volta alla meglio, Padovano in mezzo a tre, cerca poi il triangolo proprio con Alex davanti a lui. Cade a terra, chiede Padovano anche il cartellino giallo per Ficcadenti. Ficcadenti è proprio il giocatore che è andato a toccarlo sul piede, vedete il pallone era ormai lontano. Anche perché Padovano aveva cercato l'assist per Del Piero. Ha trovato invece il contatto di Ficcadenti. Punizione dal limite, 25 metri in diagonale rispetto alla porta di Guardalben. Sulla palla Zizou batte a sorpresa, senza aspettare il fischio dell'arbitro, il pallone è rimpallato poi sulla barriera. Ma la Juventus resta in attacco, c'è la girata da parte di un bianconero, mi è sembrato Torricelli. Ferrara, scusate, lo vedete, Ferrara che rientra proprio su giunta. La girata ad allontanare il pericolo, sulla tre quarti. Difensiva, subisce fallo Magnero. Magnero che si è sganciato quindi proprio dal suo reparto. Era un momento in cui la squadra reclamava più cura nella manovra offensiva. Magnero si è fatto trovare pronto per una sponda, subendo però fallo. Il Verona dalla sinistra, dentro l'area di rigore, per giunta! Il tocco, l'ultimo tocco di Torricelli. Questa volta è il Verona che si è fatto trovare propositivo proprio nell'area di rigore bianconera. Juve che si sbilancia adesso perché vorrebbe sbloccare il risultato, questo è chiaro. Ma deve stare molto attenta, così come questo calcio d'angolo. Allontana di testa Zidane nella propria area di rigore. Anche Del Piero ha cercato poi di servire proprio il francese, tiene palla, la mette a terra, allunga poi la traiettoria Torricelli, sfortunato l'esterno difensivo bianconero perché la palla finisce sul fianco proprio del francese, che però adesso si avvantaggia di questo passaggio. C'è un tocco molto duro da dietro su
Padovano. Siamo sulla linea mediana del campo. Baroni, l'autore del fallo, che rientra in difesa. Il capitano della formazione veneta. Ferrara vede smarcato bene Porrini, che poi praticamente con un piede sulla linea del fuori, stoppa di petto il rimpallo, la palla nel cadere, supera poi la linea del fuori. Alla ripresa del gioco Siviglia con una rimessa laterale che però è preda di Porrini. Perde palla la Juve, in linea parte il giocatore dentro l'area, arriva il gol di Maniero. Avete visto, un errore fatale al 24esimo e noi lo annotiamo. Juventus 0, l'avevamo detto, bisognava stare attenti, c'era tanta voglia nel aprire la partita con un gol a favore. Arriva invece a sorpresa questo gol con la Juve sbilanciata. Vedete, l'ultimo uomo è Torricelli, non riesce a chiudere al momento dell'assist. Assist che trova centrale proprio Maniero, l'attaccante col fiuto del gol. Prima vera occasione, fa male, malissimo alla Juve. Maniero porta in vantaggio il Verona. Errore forse di valutazione da parte di Torricelli, che teneva in gioco proprio il giocatore veronese. È rimasto proprio Torricelli alle spalle della linea dei difensori bianconeri. C'è la replica però della Juventus con Di Livio dentro l'area, il cross dall'azione di corner. Vedete come si chiude a riccio un po' tutto il Verona, anche solo su una semplice azione di calcio d'angolo. E ancora una volta Torricelli qui troppo basso, se ne va, ancora giunta, entra dentro l'area, arriva in scivolata in recupero senza commettere fallo, ma d'esperienza Didier Deschamps, che poi lancia innervosito il pallone verso la bandierina. Sarà calcio d'angolo, ma vedete, Juventus sotto di un gol a sorpresa, gol di Maniero. Si è fatta trovare impreparata la difesa, o più che impreparata, col baricentro in avanti, troppo in avanti. Palla che resta ancora lì, addirittura Zidane era sul palo a difendere l'azione dal cross. Al centro della difesa Ferrara, un attimo in palla la Juve, un attimo in palla, bisogna ritrovare la fiducia giusta. Vedete, Deschamps che ha trovato il momento giusto per intervenire, avrebbe creato altri guai seri. Adesso Ametrano commette fallo, chiede scusa a Deschamps, poi lo trattiene perché si è reso conto che avrebbe potuto girarsi istintivamente. Il francese cade a terra, Di Livio sulla sinistra, fase un po' fallosa, l'ultimo tocco, il fallo di un veronese. Avete visto il raddoppio di due giocatori del Verona. Siamo sulla linea del fuori, palla a girare di Zizou, il colpo di testa di un giocatore del Verona in una mischia, grappolo di giocatori, praticamente il 90% dei giocatori in campo in area di rigore. Vedete, alla battuta Zidane, palla in mezzo, supera la traiettoria, la testa di Tacchinardi, e da là ancora una volta questo contropiede del Verona, 2 contro 1, a chiudere solo il Didier Deschamps, tenta di superarlo, mette bene il corpo in chiusura Deschamps, ma resta ancora il pallone lì, palla troppo lunga per i tre attaccanti, i tre giocatori del Verona dentro l'area di rigore. Avete visto, così non va, cara Juve, così non va. Oggi la partita è cominciata da 28 minuti, se non fosse stato per qualche guizzo offensivo c'è qualcosa da rivedere. Non si può considerare di lasciare tre uomini liberi in area di rigore.
Ma come vedete, proprio la difesa che non sta offrendo la consueta attenzione, non solo sui portatori di palla, si fanno trovare quasi mai in posizione. Il fallo adesso di Ametrano, riproposto dalla regia. Dicevamo, Porrini a sinistra, Torricelli a destra. Oggi lasciano un po' a desiderare, ma c'è tutto il tempo per cambiare rotta. Ci prova adesso a cambiare rotta Lombardo. Carica il destro Del Piero, alto sulla traversa. Però serve proprio così, provarci, reagire. La Juve è sotto di un gol e vediamo che l'umore non è sicuramente dei migliori. Non solo in Alex Del Piero, che ha provato di battere a rete la posizione centrale. Alto al 30esimo, mezz'ora del primo tempo se n'è andato, un gol la Juventus l'ha subito. Ci si aspettava una partita di tutt'altro impatto. Le difficoltà sono arrivate e anche non poche. Mette a terra Giunta, stop di petto in precedenza, però è bravo, vedete, con la suola delle scarpette Zizou a servire Lombardo. Poi un cross sulla sinistra, un diagonale per Padovano anticipato. La palla resta lì, ancora Padovano anticipato da Bacci. Sarà calcio d'angolo per la Juventus. Calcio d'angolo per la Juventus. Sta cercando di sfruttare al meglio le corsie esterne. Un po' sfortunata, diciamolo pure, a volte la squadra di Marcello Lippi. Ma vediamo 2, 4, 6, 8, 9, 10 giocatori del Verona in area di rigore contro i 5 della Juventus. Palla per Zidane, cerca la battuta, c'è anche forse un Mani. Se ci facessero rivedere la girata di Padovano, mi è sembrato che nell'impatto la sfera abbia trovato anche, vedete adesso, anche la mano di Siviglia. Questo si chiama calcio di rigore. La mano di Siviglia era lontana dal corpo. Proprio il difensore Siviglia resta a terra. Avete visto il compagno Maniero che ha indicato ai propri sanitari il problema al ginocchio. Siviglia si fa male poi nel ricadere, ma noi puntiamo il dito contro quell'azione non vista dall'arbitro, un'azione di fallo di mano in area piccola. Nessun equivoco, sarebbe stato calcio di rigore. Palla che adesso viene battuta ancora dal limite, alto sulla traversa. Rientra, si agita, una furberia da parte del giocatore Siviglia, perché è uscito in barella zoppicante, lo vedete, neppure il tempo di battere il calcio d'angolo, era già lì pronto a rientrare, chiedeva l'autorizzazione all'arbitro di rientrare, che da regolamento invece l'ha invitato a rientrare da metà campo, quindi il giocatore saltellando un po' comicamente. Per i primi 2-3 secondi di corsa, già rientrato comunque Siviglia. Adesso la Juventus cerca di accelerare i tempi, non può andare negli spogliatoi sotto di un gol, non ci vuol credere al risultato di svantaggio in cui si trova. Battuta a rete di Livio, controlla però agevolmente il portiere, guarda il bene, l'inquadratura è proprio per soldatino di Livio, che riceve forse il rimprovero, il rimbrotto da parte di qualche compagno di squadra. Chiede scusa dicendo: ho pensato di fare la cosa migliore in quel modo. Affiora un po' il nervosismo più che la stanchezza. Hanno Juventus che non riesce a trovare lo sbocco giusto. Fallo e c'è il fallo. Fallo e c'è il cartellino giallo, scusate, proprio all'indirizzo di Siviglia.
ammonito anche Siviglia al minuto 34. Vedete, va a colpire secco di collo pieno il tallone di Del Piero. L'arbitro era in scia, ha visto tutto e ha estratto un altro cartellino giallo, secondo cartellino giallo per il Verona all'indirizzo di Siviglia. Zizou sulla sinistra per Porrini, che nel tentativo di sganciarsi cade poi a terra, ma la palla è saldamente tra i piedi di Livio. Ancora Porrini, che nel frattempo si è alzato, troppo dentro il suo cross, quasi in porta. Intendeva servire uno dei due attaccanti, ma il cross si è rivelato troppo largo. Facile la presa di Guardalben. E allora riparte, questa volta Tacchinardi, che lascia come al solito, quando si fa trovare smarcato, praticamente sempre, Zizou. E adesso Bonfrisco non può che estrarre un cartellino giallo anche per Del Piero. Non può perché vuole così. Al primo fallo dice Del Piero. Ne ho fatto uno, ne ho subiti tantissimi. L'arbitro, lo vedete, in linea con il pallone. Ha potuto immaginare che Del Piero volesse restituire l'aggressività fin qua ricevuta. Non fa sconti Bonfrisco per questo intervento duro, certamente, di Del Piero. Forse proprio Del Piero diceva: il primo fallo me lo fischi, me lo sanzioni con un cartellino giallo. Del Piero ammonito, ma è Marcello Lippi il protagonista adesso, perché decide di stravolgere un po' le carte in tavola. Va direttamente negli spogliatoi, forse non ha gradito neppure troppo, ma la prestazione fino a questo momento di Lombardo era similare a quella offerta un po' da tutta la squadra bianconera. Al 36esimo, primo cambio del match, fuori Lombardo, dentro Christian Vieri. Partito in panchina, ma lo svantaggio e il fatto di vedere, cercando di tradurre il pensiero del mister bianconero, di non vedere azioni importanti, azioni pericolose, continuità di manovra in zona d'attacco, ha fatto optare il tecnico bianconero per l'inserimento di un attaccante. Vedete, Christian Vieri al posto di un centrocampista, di un esterno di centrocampo. Quindi un po' meno qualità nella ricerca della manovra offensiva, la qualità dei cross, del movimento da parte di Lombardo. Per la quantità, a questo punto serviranno tanti palloni, anche come questi, a superare il centrocampo all'indirizzo degli attaccanti. Vieri, Del Piero, Padovano. Juventus quindi che trasforma il suo atteggiamento in un 4-3-3. Spudoratamente offensivo, spudoratamente, perché bisognerà intanto trovare il pareggio. Ricordiamo il gol al 24esimo di Pippo Maniero, con la Juventus praticamente sbilanciata nella metà campo avversaria e con Torricelli colpevolmente per certi versi sganciato dalla linea dei difensori, e quindi che teneva in gioco proprio Maniero. Vieri adesso si è spostato sulla destra, avete visto, di Livio, quindi con l'assenza del braccio di ferro Lombardo, di Livio è tornato sulla sua destra, sulla zona destra del campo. È proprio lui a battere questo calcio d'angolo. Palla dentro, al limite salta l'autore del gol, Maniero, in fase di copertura, rimette ancora il pallone in corner.
Tutti per uno, uno per tutti, Maniero, il gol per tutta la squadra. E adesso il colpo di testa per difendere il vantaggio. Scaturito dai suoi piedi, la battuta a rete di sinistro. Deviato, parabola, pallone che prende una traiettoria a parabola. Adesso è diventato un po' un assedio in questi minuti finali di primo tempo. Il Verona si difende, cerca di farlo nel migliore dei modi. La Juve non ci sta. Marcello Lippi l'ha fatto capire con la soluzione Vieri al posto di Lombardo. Seguiamo però la zona d'attacco, questo pallone messo in mezzo per due volte da Zidane, il primo da calcio d'angolo, il secondo da cross sulla ribattuta. Pallone però troppo lungo, tagliente, insidioso sì, largo per tutti, anche per Ciro Ferrara che si era spostato in avanti. Capisce il momento di difficoltà anche Zizou della squadra. I grandi campioni devono dare qualcosa in più adesso. Cambia anche il Verona. Fuori il giocatore Vanoli. Dentro Paganin. Paganin quindi al posto di Vanoni. Al minuto 40. Per la squadra che si trova in questo momento in vantaggio. Una sorta di regalo natalizio. Mancano 10 giorni a Natale. La Juve versione Babbo Natale in questo momento c'è tutta. Al Verona potrebbe far comodo questo regalo natalizio, pre-natalizio. Immaginiamo ai tifosi bianconeri, a noi tifosi bianconeri, assolutamente no. Bisognerà farsi restituire il favore, il regalo. E la Juventus sta ritrovando un po' la fiducia nei propri mezzi. E diciamo anche, stiamo vedendo un po' sgonfiare attorno al Verona l'euforia, la freschezza di inizio gara, dettata anche forse da un calo di concentrazione psicologica da parte dei bianconeri, che forse sono entrati un po' in ritardo in campo, non con le gambe quanto con la mente. Guarda il Ben oltre la metà campo, stoppa il pallone qua sulla sinistra, l'anticipo di Torricelli che ha qualcosa da farsi perdonare quest'oggi, non tanto errori veri e propri quanto di disposizione in campo. E il fallo lo subisce sì da parte di Giunta, che ha fatto un blocco fisico alla battuta. Paganin, azione successiva, colpo di testa all'indietro di Maniero, sempre un po' una spina nel fianco qui la sinistra, la corsia sinistra, cercava il raddoppio proprio Giunta in mezzo a due avversari. Uno dei primi palloni che ha toccato Cristian Vieri, che ha preso il posto di Lombardo. Intenzioni chiare da parte di Mister Lippi. Vedremo se alla fine avrà avuto ragione o meno. Fino a questo momento non si può ancora decifrare se è stata la decisione giusta. Quello che è capitato prima, invece, è influente al momento per il vantaggio proprio del Verona. Il ritorno sul piede di Ametrano e di Alex Del Piero. L'arbitro dice ancora il pallone di testa, il pallone di testa colpito da Maniero, ancora lui fa male alla Juve, ancora lui fa male alla Juve. Raddoppio del Verona a Torino. Babbo Natale presente tra noi, Babbo Natale presente tra noi. Vedete, una parabola stranissima che non riesce a essere intercettata da Tacchinardi in mezzo a due giocatori. Il pallone colpito di testa da Pippo Maniero. Non ci arriva Angelo Peruzzi,
Ferrara e Tacchinardi, i due bianconeri. Non ci arriva Peruzzi. Palla che batte sull'interno del palo alla destra del portiere bianconero. Attraversa tutta la linea di porta e va a insaccarsi dall'altra parte. Va a insaccarsi come la mano di Babbo Natale che estrae il regalo dal sacco. La Juventus quest'oggi è in versione Babbo Natale per due volte. Per ben due volte ha offerto da sola l'assist ingenuamente agli avversari. Non c'è un Verona strepitoso in campo. C'è sicuramente una Juventus sottotono. Purtroppo bisogna ammetterlo, ma c'è ancora tutto il tempo per reagire. Siamo al 45esimo, quindi 45esimo, il gol 60 secondi fa. 0-2, che male scrivere 0-2 al Delle Alpi. Ancora Pippo Maniero, ancora un po' di nervosismo a centrocampo. Questo risultato è un po' l'atteggiamento anche dei giocatori in campo, arreca disturbo soprattutto in Alex Del Piero, che riesce però a servire adesso un pallone al centro dell'area di rigore. Finalmente respiriamo un po' di zona d'attacco con questa battuta a rete, con questa girata da parte di Cristian Vieri. Vedete, alto sulla traversa. Cristian Vieri quantomeno riaccende un po', riscalda un po' il cuore raffreddato dei tifosi, circa 20.000 quest'oggi al Delle Alpi, infreddoliti dal risultato più che dalla temperatura, anche se non è proprio estiva. Ci avviciniamo a Natale, quindi all'inverno, infreddoliti da questo pesante meno 2 con doppietta di Pippo Maniero al 24esimo. Il primo gol a porta praticamente sguarnita, servito al centro dell'area. Il secondo, sfruttando una battuta a rete di testa in mezzo a Ferrara e Tacchinardi. È un pizzico di fortuna il pallone che era impallato là nell'angolo più lontano, nell'interno del palo, dove nulla ha potuto fare Angelo Peruzzi. Brutta situazione al 46esimo. Vedete, sarà importante ritrovare le parole giuste per Marcello Lippi, per motivare la squadra per la ripresa. Anche se si continua a giocare, Padovano a tu per tu. Se n'era andato bene Padovano, vedete, bloccato poi dalla segnalazione del guardaline, che ha alzato la bandierina e annuisce. Sì, sì, vorremmo rivedere l'azione, caro signor guardaline. Potrebbe aver sbagliato lei, potremmo aver sbagliato noi. Nell'indecisione, meglio non alzare. Si gioca ancora questo primo tempo, questo amaro primo tempo per i colori bianconeri. Sotto di due gol in casa propria, quasi un evento. L'arbitro lascia proseguire, recupera allora Tacchinardi. Seguiamo quest'ultima, potrebbe essere questa l'ultima azione. Se ne sono andati 2 minuti e mezzo della ripresa, del primo tempo. Di questo primo tempo, una finta di Zidane, lascia per... arriva però Porrini dentro l'area di rigore, il gol, l'avevamo detto, bisogna crederci, ci crede Porrini. Il velo di Zidane per Di Livio, la palla messa in mezzo, rivediamo, salta Padovano, il pallone resta in area di rigore, forse c'è anche un tocco non proprio pulito da parte di un difensore del Verona. Arriva Porrini, palla di piatto destro nella porta del Verona, partita che si riapre. Finisce qui il primo tempo, Juventus 1, Verona 2, a risentirci nella ripresa.
Siamo pronti, siete pronti per vivere questo secondo tempo? Ci sarà certamente da gustarsi quanto accadrà sul terreno di gioco. L'arbitro Bonfrisco dice che si può ricominciare, manca veramente poco. Si comincia adesso, fischio d'inizio di questa ripresa. Juventus versione Babbo Natale si è fatta restituire metà del bottino dei regali proprio allo scadere del primo tempo. Juventus 1, Verona 2, Verona incredibilmente sopra di due reti, due grossi regali da parte della Juventus, che poi ha riaperto i giochi allo scadere. Eravamo già in zona recupero con Porrini, la doppietta per il Verona è firmata. Intanto seguiamo questa botta dalla distanza di Zidane, respinta, dicevamo, la doppia realizzazione, doppietta per lui, per Pippo Maniero. Il gol che riapre la partita, riaccende l'entusiasmo sugli spalti è di Porrini. Non ci sono stati cambi in questo inizio ripresa, le segnalazioni riportano l'attenzione al primo tempo quando Marcello Lippi ha inserito, intanto il gioco viene fermato, ha inserito Christian Vieri al posto di Lombardo per un atteggiamento più offensivo. Mentre invece il Verona ha risposto con l'inserimento di Orlandini al posto di Vanoli. Ma seguiamo adesso, ci sarà veramente da guardare intensamente questi 45 minuti. Una Juventus che non ci sta, si è piegata alla forza e alla fortuna del Verona nel primo tempo, ma adesso deve tornare ad essere la Juventus. Rimessa laterale per la squadra veneta. Rimette in gioco adesso con Ametrano dalla destra, che cade a terra, ma è lui a commettere il fallo su Torricelli, che si è spostato a sinistra. La sponda da parte di Vieri. Palla al limite, spara via Siviglia. Palla che ritorna nella zolla Torricelli. Vedete la linea 4 dei difensori della Juventus, centrali Ferrara e Tacchinardi, che si scambiano la palla sulla destra, inversione di corsia tra Torricelli e Porrini. Sulla destra adesso, là davanti, tre attaccanti, da destra Vieri, al centro Padovano, a sinistra li vedete rientrare in coppia Alex e Del Piero. Dietro di loro Di Livio, Zidane e Deschamps. Come diga di centrocampo, anche se la diga oggi dovrà offrire flusso maggiore là davanti. Bisogna tornare subito sul 2-2, ma anche bisogna stare attenti in difesa, così come fa perfettamente Porrini, l'autore del gol che ha riaperto le speranze subito, non che fossero morte del tutto. Eravamo alla fine del primo tempo, ma certo riaprire la partita già allo scadere ha fatto andare negli spogliatoi con un altro atteggiamento i bianconeri e li ha fatti tornare sul campo con un altro, subito in avanti. Grande forza di determinazione e voglia di conquistare e recuperare il terreno perduto nel primo tempo. Fortunato il Verona, ma anche per certi versi meritatamente in vantaggio quest'oggi. Le luminarie della Juventus devono riaccendersi con Vieri, che però scivola, vorrebbe un fallo Di Livio, ma si sbaglierebbe, questa volta ha ragione Bonfrisco. Pallone che passa adesso dai piedi di Ferrara all'indietro per Tacchinardi. Vedete come ha fretta Tacchinardi, come ha fretta di appoggiare per Zidane sulla sinistra. Se ne va con uno slalom Zizou, messo poi a terra tra i due paletti umani. Zizou cade a terra. Calcio di punizione. Buona la prestazione, anche la direzione da parte dell'arbitro Bonfrisco. La mano allargata del giocatore Pacci, che è andato in chiusura, in raddoppio, assieme a un altro compagno. Barriera 2. Uno di questi è Ametrano. Aspetta il fischio Zidane, che arriva. Palla dentro, troppo bassa.
Sei uomini juventini in area di rigore. Palla che resta lì sulla corsia di Zidane. Il ritorno degli attaccanti anche del Verona. Allora cambia intenzioni. Torricelli, palla dentro, scivola, si rialza. Vieri, palla che taglia tutta nell'area piccola. Incredibile, incredibile. Forse si sarebbe aspettato l'inserimento di Zizou o di qualche altro attaccante, Del Piero in primis, Vieri, ma forse anche leggermente disturbato al momento della partenza della sua corsa. Avete visto, ha ritardato un attimo proprio l'incursione in area di rigore, un po' scivolando, un po' forse disturbato dall'avversario. Riprende subito ancora Cristian Vieri dalla destra, esce dall'area di rigore, mette in mezzo un pallone troppo lungo, lo rincorrono in due, uno di questi è Alex Del Piero. Ancora un fallo fischiato a Del Piero, che non guarda, non vuol guardare chi ha emesso quel fischio. Vedete, non vuole neppure incrociare lo sguardo. Arbitro che ha tenuto conto di questo gomito largo, che tentava di andare ad anticipare nel movimento il bilanciamento giusto del corpo. L'arbitro l'ha inteso in modo falloso. Calcio di punizione per il Verona. Due attaccanti là davanti, uno di questi è l'autore della doppietta, Maniero. Al suo fianco ha fatto spesso male con le sue incursioni Zanini. Ferrara adesso fa superare il pallone alla metà campo la Juve, con Deschamps che appoggia al limite per Vieri, il sinistro alto sulla traversa. Sempre Juventus 1 Verona 2. Avete visto, è servito mettere un attaccante in più. Adesso Vieri sa che dovrà pensarci eventualmente anche lui a raddrizzare il risultato. In lui sono riposte il 33% delle quote, delle idee di Marcello Lippi con questa scelta offensiva a tre, diciamo tre attaccanti e mezzo, visto che alle loro spalle agisce Zidane da rifinitore, sì, ma certo con caratteristiche spiccate offensive, anche se il francese si è sacrificato poi parecchio in fase di copertura, soprattutto nei calci piazzati quando il Verona attaccava. Zidane gli serve palla a Torricelli, gli restituisce palla ancora a Torricelli, non si chiude il triangolo, si chiude però quello del Verona che va via con eleganza. Palla lunga, ci arriva prima Tacchinardi, intendeva servire un compagno al centro del campo. Bianconeri ripartono allora dalla destra con Porrini, che va a servire Ferrara con una finta di corpo, supera proprio Maniero. Palla dentro, troppo dentro. Interviene e blocca Guardalben, che adesso calcia lungo oltre la metà campo per vie centrali, dove non c'è nessun rosso veronese, ricordiamo, seconda casacca per il Verona oggi a Torino. Se ne va, intendeva andarsene bene su Di Livio, che poi gli ritorna, recupera palla su Giunta, cerca di sfruttare la corsia di sinistra adesso il Verona con questo raddoppio. Palla lunga, ci arriva prima Ferrara, poi col piede destro all'indietro per Peruzzi, costretto ad uscire fuori dall'area di rigore, a calciare lungo. Morbido il passaggio di Torricelli per Deschamps, all'indietro ancora il regista difensivo Tacchinardi. Spalla alla porta, viene messo giù, ma l'arbitro dice che si può proseguire per la regola del vantaggio. C'era un fallo su Cristian Vieri, palla che finisce in fallo laterale. Vai Juve, lo gridano i tifosi allo stadio. Ci è arrivato il dato ufficiale dalla società bianconera, che ringraziamo, 21.000 i presenti. Cerca di staccare di testa Padovano, mette giù Porrini invece col sinistro. Pallone in mezzo ancora per l'attaccante bianconero. Si prosegue, dice Bronfrisco. Finta contro finta di Zidane. Poi ancora Porrini di testa sul palo alla sinistra di Guardalben, che si accascia. Il pallone non era forte,
Vedete la traiettoria, il cross. Sbuca la testa di Porrini. Debolmente sul palo alla sinistra di Guardalben, che in tuffo. Blocca. Siamo al decimo minuto. Il risultato è sempre quello del primo tempo, con la Juventus in svantaggio per una rete a due. Doppietta di Maniero. La risposta praticamente allo scadere del primo tempo, nel recupero di Porrini. Adesso tenta il recupero invece Alex Del Piero. Il pallone, avete visto, è sbattuto contro la bandierina, però è lo stesso finito in sul fondo, sul lato corto del rettangolo. Palla in mezzo, il corner battuto dallo stesso Del Piero, poi in gamba tesa, forse gamba a martello, martellino per Angelo Di Livio. Il fallo di Angelo Di Livio, quindi, su Giunta, che va a riposizionarsi sulla linea mediana del campo. Batte Guardalben, si inarca in elevazione Ciro Ferrara, fa ripartire la Juve con questo pallone sulla sinistra offerto a Torricelli, testa alta d'esterno in profondità per Zidane, che si gira davanti alla panchina bianconera, guadagna un fuori. Ancora Zizou, deve accelerare. Il pallone si era trovato da solo alla velocità, rimbalzando sul campo. Corner corto per la Juventus. Lo vedete? Sanzionato un intervento con le mani larghe da parte di Ametrano, proprio su Zizou Zidane. Palla dentro, nell'area piccola. L'anticipo di Fattori, un fallo laterale, sempre zona d'attacco per la Juventus. Si sgancia allora Tacchinardi, l'appoggio con le mani per Del Piero, pallone recuperato da Fattori che fa partire poi Ficcadenti, il ritorno e il recupero. Più attenta la Juve in questa ripresa. Sponda di Padovano per Vieri, dentro l'area di rigore, mette in mezzo col sinistro, arriva in anticipo ancora una volta Baroni, addirittura alle spalle dei difensori veronesi. Fattori, esterno per Ficcadenti, riesce ad andarsene, poi cerca la profondità in contropiede per Zanini, mette in mezzo, ancora smarcato, la botta questa volta imprecisa di Maniero. Verona pericoloso, Verona pericoloso, scampato pericolo per la Juventus, che adesso si è nuovamente sbilanciata, così come nel primo tempo, solo che nel primo tempo eravamo sullo 0-0 e avrebbe voluto sbloccare il risultato. Adesso ci troviamo sul 2-1 per gli ospiti, sempre lui, Maniero. La squadra gioca al suo servizio, per due volte due mezzi regali nel primo tempo per Maniero, abile poi a mettere in rete. Vedete il servizio di Zanini nel replay dal limite, la botta di collo da parte dell'attaccante. Pallone fuori, capovolgimento di fronte. Juventus sempre sotto di un gol, 1-2 con la Verona. Batte il corner Del Piero, mette in mezzo Deschamps, gli va via, non commette fallo, dice l'arbitro. Zanini supera la metà campo, riesce a servire con un diagonale, poi la ripartenza di Giunta sulla sinistra. Questa volta c'è l'anticipo di Torricelli, che vedete è tornato nuovamente sulla corsia di destra. La sponda per Del Piero, l'anticipo di Fattori proprio su Alex. L'ultimo tocco è proprio del centrale difensivo del Verona. Rimessa laterale della Juventus in zona d'attacco, i bianconeri. Torricelli, Zizou al limite, l'appoggio dietro per Deschamps, la sponda, anzi più che sponda avrebbe voluto indirizzare il pallone in porta. Padovano, nulla di fatto al minuto numero 15. Siamo al quindicesimo, c'è da soffrire oggi. Ci aspettavamo una gara
di tutt'altra natura. Ma non è finita, non è finita. L'ultimo tocco, vedete, è di Siviglia, che lascia poi palla a Zidane. Il servizio per Torricelli, un piatto in mezzo, sulle spalle, senza commettere fallo. Le spalle erano di Cristian Vieri. Recupera palla allora Ferrara, l'appoggia stretto con Del Piero, che poi scambia con Deschamps. Il tiro, la girata di Cristian Vieri, di sinistro, di prima intenzione. La deviazione di Bacci in calcio d'angolo. Vedete, ha tentato il diagonale. Cristian Vieri, sfortunato, già due volte ha provato quel tipo di soluzione. Sempre deviata. Del Piero, marcato stretto da Siviglia. Sul primo palo anche Ficcadenti, mette il pallone in mezzo. Il recupero prima che sulla palla arrivi a Metrano e di Deschamps, che serve poi nel cerchio di centrocampo Torricelli. Verticalizzazione per Del Piero, una finta, un tacco trattenuto e messo giù. L'arbitro su Del Piero non sta fischiando nulla. Allontana poi il pallone Bacci, si lamenta Ficcadenti, allontana il pallone Bacci, a gioco già fermo. Era stato segnalato il fallo, non su quello su Del Piero. Altro giocatore del Verona, vedete il colpo di tacco, il fallo di Ficcadenti. Altro veronese che finisce sul taccuino dell'arbitro. Dopo Vanoli, Siviglia, anche Bacci al 17°. Bonfrisco dice che bisogna ricominciare da lì, bisogna ribattere il calcio di punizione. Ancora Zizou, ha cercato la deviazione Ferrara. Tacchinardi, l'appoggio sulla sinistra per un Deschamps accentrato che cerca la botta col piede mancino, svirgola, disturbato anche dal quel groviglio di giocatori davanti. Ha preferito non rischiare. Sbuffa il francese, si rende conto di non aver scelto la soluzione migliore. Sempre 2-1 per il Verona. Doppietta di Maniero, gol di Porrini, il giocatore che vedete adesso restituire palla al portiere bianconero. Peruzzi, Ferrara, profondità per Vieri. La palla allora torna tra i piedi di Tacchinardi. Lo stop di Del Piero, ancora una volta trattenuto, lo vedete come viene trattenuto. Offre palla poi dentro l'area di rigore, si prosegue nonostante il fallo. Cade a terra anche Vieri e c'è calcio di rigore. Calcio di rigore per la Juventus. Un arbitro, Bonfrisco, che aveva già lasciato proseguire in precedenza su un fallo su Del Piero. Vedete il fallo di Emetrano su Cristian Vieri, è andato a prendergli il piede sinistro. Guardate, adesso si allunga il pallone e poi il piede di Emetrano sulla scarpetta di Cristian Vieri. Calcio di rigore, amici, calcio di rigore per la Juventus. Non ne vediamo mai tanti assegnati ai bianconeri. Questa volta ha visto bene Bonfrisco, che aveva già sorvolato al limite dell'area su un fallo su Del Piero. Del Piero contro Guardalben, tutti fuori l'area. Bonfrisco dice guai a chi entra. Del Piero, parte il fischio, il destro sotto la traversa, gol di Del Piero che pareggia 2-2. Sotto di due gol la Juventus recupera il risultato con Alex Del Piero. Riguardiamo la battuta sulla destra, non ci sarebbe arrivato. Pallone a mezza altezza tra traversa e portiere, nulla può Guardalben. Sicuramente può chi aggiorna il risultato indicare la seconda realizzazione, la prima per Del Piero al 20° della ripresa. 20° quindi, risultato nuovamente in parità. Ci è voluto un tempo e mezzo per ritrovare l'equilibrio giusto di questa partita.
Doppietta di Maniero. 1-2 decisivo in appena 44 minuti. Ogni 20 minuti il gol del Verona. Poi la rete di Porrini che ha riaperto il match, come avevamo detto. E adesso su calcio di rigore per atterramento di Cristian Vieri. Il gol del 2-2. Vai Juve, adesso possiamo cercare di vincerla questa partita. Altro cambio per Marcello Lippi. Decide per una soluzione alternativa Ciro Ferrara. Fuori Ferrara, dentro Giuliano. Vedete, avvicendamento in difesa. Leggermente affaticato, ha dovuto mordere parecchio, non solo Ferrara. Al che Lippi preferisce trovargli la soluzione, l'alternativa. Risulta già utile la sua marcatura, sua metrana, seppur fallosa. Battuto a calcio di punizione nell'area piccola. Raccoglie Angelo Peruzzi, fino a questo momento inoperoso. Qualche brivido sulla schiena al momento della battuta a rete. Ancora una volta smarcato. Circa 10 minuti fa. Il solito Pippo Maniero, oltre ai due gol, ancora un pericolo. Poi nulla di più. Secondo tempo tutto di marca juventina, che è riuscita poi a raddrizzare il risultato con il calcio di rigore netto per atterramento di Cristian Vieri, realizzato con la solita freddezza, precisione, da Alex Del Piero. Palla ancora in gioco nonostante ci sia un... poi c'è uno scontro, avete visto, brutto scontro, si può proseguire lo stesso. Cristian Vieri cerca di superare anche l'ultimo difensore, sfortunato, così come sono stati sfortunati due giocatori, uno di questi è Padovano, che si è scontrato con Maniero, anzi Maniero è il giocatore nella metà campo bianconera. Vediamo il motivo del suo infortunio. È l'intervento di Deschamps, non cattivo. E poi nel proseguimento dell'azione abbiamo visto lo scontro brutale. Questo è sempre Maniero in precedenza. Si prosegue, c'era un altro scontro, Padovano sulla tre quarti. Non l'ha visto l'arbitro, non l'ha visto Vieri, che a quel punto ha osato praticamente da solo di puntare la porta. Conclusione che non è andata a buon fine. Ci prova ancora la Juve sulla sinistra con Del Piero, cerca la profondità e il fondo, mette sul secondo palo, troppo lungo per Padovano che di sinistro poi appoggia per Di Livio. Al limite Deschamps, ancora Padovano, mette in mezzo un cross per Del Piero, costretto ad uscire dall'area di rigore, seguito da Ametrano. Cerca di andarsene, l'ultimo tocco del numero 30, Ametrano, colui che ha messo a terra Vieri, concedendo, dando l'opportunità ai bianconeri di battere la rete da calcio di rigore. Questa volta è corner, sempre Del Piero, dentro l'area. La girata, il tentativo di girata prima di Vieri, di Zizou, poi di Giuliano, la botta alta sulla traversa di Deschamps. Rimessa dal fondo, ma Juventus, che avete visto adesso, dopo aver ritrovato il 2-2, risultato di parità, ha cercato con questa botta veramente alta di poco. La botta era di Deschamps alla destra del portiere. Guarda il ben, 25 minuti, 20 al termine. Il Verona adesso deve stare più attento. E vedete come anche Maniero recupera centrocampo. Maniero che mi sembra non ce la faccia più, che però torna nella propria metà campo, lasciando un po' più avanti il numero 28 Zanini, che si accentra anche adesso in posizione in linea con Zidane. Ci prova dal limite dell'area di rigore, dalla lunetta dell'area di rigore, Cristian Vieri. Palla lunga all'indietro,
Verona adesso lancia lungo, non c'è fuorigioco. Zanini da destra, mette in mezzo, dove si fa trovare prima Porrini, poi anche un altro giocatore del Verona, Sincune, entra dentro l'area, trova, se li trova, i piedi di Porrini che però era fermo, ficca denti, cade a terra, non si lamenta il giocatore del Verona. Però avete visto, superiorità numerica in area di rigore della Juventus da parte dei giocatori del Verona. Preoccupante, preoccupante, perché la Juve sì, è riuscita a trovare il pareggio. Dovrebbe trovare la vittoria, ma sarebbe meglio non trovare il terzo gol del Verona. Ragionamento semplice semplice, ma produttivo. Allontana adesso Torricelli, che vedete continua a spostarsi da destra a sinistra. Non so neppure se queste sono le indicazioni che arrivano dal tecnico Lippi o se è un movimento naturale del giocatore che viene portato via dalla propria zona, dagli avversari. Si prepara intanto un altro cambio, l'avete visto in precedenza, poi andremo a vedere se scatterà subito l'ingresso in campo, mentre intanto Del Piero cerca di portarsi via due avversari, cerca di far girare il pallone, riesce a far girare il pallone, Juve in vantaggio, incredibile, lo avevamo detto, bisogna cercare la vittoria, bisogna anche un po' stare attenti in difesa, ma se lasci spazio all'iniziativa, guardate la prima finta e poi la palla a girare, incredibile, Juventus che passa in vantaggio, si bloccano come ai videogiochi Pacci e Fattori, pallone a girare sul secondo palo, sul palo più lontano dove non riesce ad arrivarci neppure, guarda il Ben che si era meritato la sufficienza fino a questo momento, poche responsabilità da parte del portiere veronese, ma su questo urlo alla Del Piero nulla ha potuto, ma l'urlo di Del Piero si somma all'urlo delle Alpi e l'amarezza per il tecnico delle Verona, costretto subito al cambio, dentro Orlandini, fuori Ametrano. Orlandini quindi al posto di Ametrano al 27esimo, ma ancora più importante, prima di questa segnalazione, riaggiornare il tabellino, 27esimo, Juve 3, Verona 2, Del Piero su rigore al 20esimo, Del Piero ancora lui, risponde alla doppietta di Magnero del primo tempo, risponde così Alex Del Piero con il penalty alla destra di Guardalben, è un pallone sotto l'incrocio alla sinistra di Guardalben, 7 minuti dopo. Doppietta quindi per Alex Del Piero che va a sommarsi al gol di Porrini per questo momentaneo ma finalmente positivo risultato per la Juventus. Il colpo di testa di Del Piero, gamba tesa di Ficcadenti su Deschamps, l'arbitro sempre molto vicino all'azione, sempre molto vicino all'azione, qualche decisione dubbia soprattutto in qualche circostanza in cui Del Piero è stato un po' maltrattato, non con troppa cattiveria, non con eccessiva cattiveria, ma qualche fischio in più. Lo volevamo, lo potevamo udire, proprio a favore dei colori bianconeri. Nella sostanza però una direzione di gara, come abbiamo già detto, equilibrata da parte del direttore Bonfrisco di Monza. Fallo laterale per la Juventus, risultato finalmente positivo per il tabellino bianconero, 3-2 dopo essere stati in svantaggio per 2-0. Pesante sarebbe stata una sconfitta di quel tipo. Fallo laterale per la Juventus, dice Bonfrisco, non sei stato tu, ma c'è stato un altro tocco. Mentre la regia ci ripropone questo gol spettacolare da archiviare, cara regia
di Juventus Channel. Questo è un gol da archiviare, da tenere sempre lì, pronto, a portata di mano. Si prosegue. Ci avviciniamo intanto alla mezz'ora, anzi, adesso scocca la mezz'ora, 15 minuti al termine del match. Da Babbo Natale vestita la Juventus nel primo tempo, cerca addirittura di portarsi a casa altri regali. Cade a terra Tacchinardi. C'è un tocco e c'è anche il fallo, dice l'arbitro. Scatterà un altro cartellino giallo. È proprio lui, Stefano Fattori, ad essere inquadrato e a finire sul taccuino dell'arbitro. Fa poker l'arbitro con i gialli nei confronti dei veronesi. Vanoli, Siviglia, Bacci e Fattori. Tutti e quattro. Vediamo. Mette il piede. Cade a terra Tacchinardi. Ci sarà calcio di punizione per la Juventus. Dai 23 metri. Poco meno. Tutta in piedi la panchina bianconera. Marcello Lippi appoggiato alla stessa panchina. Tutto è pronto per questo calcio di punizione. La battuta ancora di Alex Del Piero, centrale. Batte, non supera la barriera. Il pallone resta però lì. C'è l'ultimo tocco di Zidane, che poi cade anche a terra, disturbato un po' dal ritorno di Ficcadenti. Non c'è fallo. Vedete, anche Zizou torna indietro. Bisogna difendere il risultato, un risultato positivo. Ma quanto sudore oggi per tornare a riprendersi quello che si è cercato di macinare sul campo. 32 minuti. Come risultato 3-2. De Vitis pronto a entrare. Osa adesso il Verona con questo ingresso in campo. Osa perché rispetto a chi ha cercato di mettere al sicuro il risultato, ovvero Maniero. Due gol per lui nel primo tempo. Un'opportunità, un'occasione d'oro anche nella ripresa. Molto simile a quelle della prima frazione di gioco. Maniero poi è calato un po' nell'ombra. Per lui anche qualche guaio fisico, l'avevamo intravisto prima. Calo fisico diventato oscuramento totale, che ha costretto quindi la panchina del Verona a prendere provvedimenti. Dentro De Vitis, fuori in Maniero, con il Verona sotto di una rete adesso. Situazione anomala per il Verona visto oggi, visto che si è trovato in vantaggio per quasi un tempo e mezzo, che adesso invece si trova a rincorrere. Non solo il risultato, Ficcadenti ha dovuto rincorrere anche Del Piero commettendo fallo. Fallo già battuto, calcio di punizione battuto. La sponda di Vieri non trova però Padovano. Allontana, guarda il ben con i piedi. Deschamps, colpo di testa di Dilivio, all'indietro. Colpo di tacco di Zanini. Si muove molto adesso il Verona in quella zona di campo. Si muove molto anche Dilivio, mette dentro. Si gira Padovano, una finta, una seconda finta, poi il tentativo di pallonetto. L'idea non era male, forse avrebbe potuto servire in precedenza proprio sulla sinistra Del Piero. Ha cincischiato un po', si sono chiuse le maglie della difesa del Verona, vedete. L'idea era buona, ma avete visto a destra, alla sua destra c'era Vieri, forse un po' più marcato sul finire dell'azione Alex Del Piero. C'è un fallo segnalato da Bonfrisco, un metro oltre la metà campo, battuto. Si buttano palloni lì in avanti, non bisogna perdere troppi minuti, bisogna cercare di preoccupare la Juventus, rimettere fiato sul collo della vecchia signora. Calcio d'angolo dalla destra, mette in mezzo, arretra Peruzzi,
allontana poi in rovesciata Torricelli. Vedete, ormai lo schema è quello. Torricelli allontana nello stesso modo di prima. Il pallone forse finisce fuori, sì. Lo intuiamo dal mimo dell'arbitro, che segnala proprio che bisognerà riprendere il gioco con le mani. L'ultimo tocco è della Juventus. Pronto anche Pessotto a dare il suo contributo, a cercare di tamponare, a cercare di dare freschezza in campo in questi minuti finali, 10 al termine. Salta un giocatore, De Vitis, entra dentro l'area di rigore, si allunga poi troppo la palla, trova la resistenza anche della spalla di Torricelli, in tuffo fuori dai pali. Peruzzi, palla lunga, si muove Deschamps, corre un po' vuoto invece Vieri in mezzo a tre avversari, frena poi la sua corsa di Livia, torna in posizione su chi conquista palla adesso. Si può proseguire, dice l'arbitro, accelera il Verona. Forse questi saranno minuti decisivi. Riesce ad andarsene toccando per primo il pallone, profondità, mette dentro. Bravo Angelo Peruzzi, bravo Angelo Peruzzi a dare sicurezza e a bloccare senza esitazioni Di Livio. Pallonetto per vie orizzontali per Deschamps, che poi appoggia a Vieri, che cerca di restituirgli palla. Un po' affaticato il francese, ci arriva con la punta dei piedi, va a servire all'indietro Peruzzi, che poi allontana sulla sinistra dove c'è Del Piero, che deve sgomitare assieme ad un avversario. L'arbitro dice che non c'è fallo né per l'uno né per l'altro. L'ultimo tocco di Del Piero, rimessa laterale, si butta un po', si lascia un po' andare il giocatore del Verona, Zanini, ed esce adesso, si torna un po' più al naturale, esce un attaccante ed entra Pessotto. Senza gol oggi Padovano, ma siamo quasi allo scadere del match. Dalla destra parte questo cross del Verona, palla dentro l'area piccola, esce di pugni questa volta Angelo Peruzzi, allontana, arriva ancora il cross, resta da fare quello al Verona, al limite dell'area si gira Porrini, gladiatore Porrini, col piatto destro va a servire poi Di Livio, il colpo di tacco elegante di Deschamps, allontana allora Tacchinardi, perde palla pericolosamente la Juventus sulla tre quarti, palla dentro, lanciata lì forse con non troppa convinzione da parte di un giocatore del Verona. Quando siamo giunti al 39esimo, Juventus in vantaggio per 3-2, recupera palla allora Zizou, trotta il francese, si fa trovare però ancora smarcato, palla all'indietro per Didier. Zizou, linea francese, allarga poi sulla sinistra per Gianluchino Pessotto, trova il fondo col piatto, mette in mezzo, non riesce la girata di prima intenzione da parte di Cristian Vieri. Riparte allora il Verona, 39 minuti, stiamo tremando anche noi dalla nostra postazione, non bisogna offrire chissà quali vantaggi al Verona perché potrebbe far male. A questo punto sarebbe meglio anche per la classifica portarsi a casa questa vittoria importante, sofferta, una delle più sofferte dell'ultimo periodo. Cerca di mantenere il pallone in campo Vieri, non gli riesce, subito pallone rimesso in gioco dalla squadra ospite, il colpo di testa all'indietro di Pessotto, intendeva servire Torricelli e si è andato a posizionare, avete visto, là al fianco, alla sinistra ancora una volta di Tacchinardi, si gira, difende la palla Del Piero, serve Pessotto che poi si deve rialzare, avevo temuto per il peggio, gli avevo visto girare una caviglia su una zolla di campo,
Di Livio, dalla destra. Aspetta un compagno di squadra. Zidane. Deschamps. Ancora Zidane. Palla morbida per Del Piero, si gira. Perde palla. Del Piero. Bonfrisco sempre vicino all'azione di gioco. Questo mi va di sottolineare. Il raddoppio di Porrini costringe al retropassaggio per Bacci. Ancora Verona in avanti, vedete, sono saltati un po' gli automatismi difensivi della Juventus. In mezzo a due cerca di liberarsi un veronese. Palla lunga per Torricelli a tutto campo. Ha sprecato molto Torricelli sotto il profilo delle energie. Da sinistra a destra, dalla fase offensiva alla fase difensiva. Mentre invece il francese Zizou, vedete, l'intelligenza tattica di riuscire a capire il momento in cui bisogna accelerare o quando decelerare. Perde palla la Juventus, bisogna stare attenti. Superiorità in quella zona di campo per la Juventus, che resta saldamente ferma con i difensori là dietro, qualche metro dietro la linea del centrocampo. Ancora Zizou. Non è facile rubargli palla. Avete visto i soliti giochi di prestigio col piede, destro o sinistro che sia. Fa girare palla adesso la Juventus, 42 minuti. Farla girare bene. Aspettare l'avversario, far correre il Verona. Allarga l'ora per Di Livio. Stop di petto, a terra per Zizou. Per vie orizzontali Del Piero. Nessun avversario gli va incontro. Allora allarga ancora. Corre la palla e corre l'avversario. Non corre Pessotto, si ferma all'indietro per Tacchinardi. Palla dentro. La sponda di Vieri, all'indietro per Del Piero. Poi la profondità. Ci arriva prima, un po' stanco a dire il vero, il giocatore della Juventus, che però spaventa. Vedete di spalle arrabbiarsi il tecnico del Verona. Un look particolarissimo. Al limite Zidane cade a terra. Si deve rialzare o no? Si deve rialzare, ma avrà a suo favore un calcio di punizione. Vedete il ritorno di Ficcadenti su Zidane. Da questa angolatura riusciamo a capire meglio l'intenzionalità del giocatore. E vedete una fasciatura rigida sul ginocchio di Zidane. Stretta e rigida sul ginocchio sinistro di Zidane. Uno Zidane che quindi è sceso in campo non al meglio della condizione, o che si è risparmiato questa ripresa. Fasciatura che non avevamo visto in precedenza. Intanto guarda il bene, cerca di collocare la barriera nel miglior modo possibile. 5 giocatori in barriera. Parte il colpo a girare di Del Piero. Non supera la testa della barriera. Calcio d'angolo. Si appresta a batterlo lo stesso Del Piero. Noi ci avviciniamo intanto alla fine di questo match. 44 minuti. Il raccattapalle bianco-nero gli offre palla. Batte Del Piero nell'area piccola. Alla meglio un giocatore del Verona. Allontana poi e appoggia sulla destra. Per nessuno, a dire il vero. Siviglia, palla che finisce fuori davanti a Marcello Lippi, sempre in piedi. Non gli riesce lo stop di precisione a Zizou, una delle poche volte in cui sottolineiamo un errore del francese. Guarda il ben, rilancia, trova la testa però di Didier, che appoggia per Pessotto, che allarga ancora sempre sulla sua sinistra. Del Piero restituisce palla proprio all'ultimo entrato, Gianluca Pessotto. Si sposta allora sulla destra il movimento offensivo della Juventus. La profondità per Vieri. Si gira Vieri, seguito come un'ombra dall'avversario.
in mezzo per Didier, zona d'attacco, potrebbe superiorità qui su sulla sinistra, vertice dell'area di rigore, cade a terra, l'arbitro dice subito che non c'è fallo. Avevamo ipotizzato un altro finta rientrare da parte di Alex Del Piero, eravamo nella zona simile a quella dove ha trovato il gol del vantaggio del 3-2 Alex Del Piero. Ha preferito un'altra soluzione, ha cercato la finta sulla sinistra, la penetrazione in area. 3 minuti di recupero, 45esimo superato da 10 secondi, 3 minuti di recupero alla fine di questo match sofferto, l'abbiamo detto. 3-2 risultato a favore della Juventus. Porrini spende le ultime energie, la Juventus in attacco con Di Livio che si ferma. Allora passaggio all'indietro, mentre intanto torna dalla prateria che si era venuta a aprire davanti a lui Porrini. Giuliano perde il Piero, pallone che torna proprio al difensore bianconero che si accentra, cerca un giocatore smarcato, lo trova in Di Livio, davanti a lui un giocatore scivola, la finta, il sinistro in area di rigore, anticipato Cristian Vieri, riparte il Verona, bisogna stare attenti. 46 minuti e 14 secondi, la spallata di Porrini, si può proseguire, regola del vantaggio, diagonale qui sulla destra per un attento Del Piero che riesce a liberarsi, però poi non anche della palla. Sfera che finisce nel fallo laterale, in zona d'attacco per il Verona. C'era da soffrire prima, c'è da soffrire adesso per il Verona che tenta il tutto per tutto e trova anche l'ultimo, forse l'ultimo calcio d'angolo del match. Verona all'arrembaggio, calcio d'angolo, un uomo in barriera, palla dentro, saltano un po' tutti, anche un po' a vuoto, palla al limite, il colpo di testa di Bacci allontana Cristian Vieri, però c'è la segnalazione dell'arbitro dentro l'area di rigore, vedete, segnalazione di offside di De Vitis, noi non ce ne eravamo resi conto, ci rimettiamo nelle mani del direttore di gara. 47 minuti e 30 secondi, 30 al termine, 30 secondi al termine, Juventus in vantaggio, vantaggio da gestire, 30 secondi come nel basket, devi tenere palla lontano, tentare tu di chiudere con l'ultima battuta, c'è invece il recupero, anche se Deschamps si sarebbe aspettato un fallo a favore. Bonfrisco richiama l'attenzione, rivediamo. Sì, non si aspettava un fallo a favore, Deschamps sperava di non commettere fallo. Il fallo c'è, il calcio di punizione viene battuto adesso. Superato il 48esimo, finisce forse qui la partita, vediamo. L'ultimo tocco di testa è di un giocatore del Verona, si alzano le braccia dei bianconeri. Volevano la segnalazione di fuorigioco del giocatore che vedete in alto sullo schermo, adesso scomparire dall'inquadratura. Oltre la linea dei difensori, Bonfrisco controlla il suo cronometro e dice come il nostro, la partita finisce qui, stretta di mano con Deschamps, la Juve soffre ma vince e questo è l'importante, 3-2, doppietta di Maniero, il gol di Porrini nella ripresa, la doppietta di Alex Del Piero, punti importanti per puntare a diventare campioni quantomeno d'inverno, a breve. Use your love tonight, when everyone's dreaming of a better life. In this world divided by fear, we've gotta believe that.